Una esecuzione di tre malfattori, quello al centro politicamente il più problematico, ma niente che non rientri nei doveri e nella pratica di un tribuno militare dell'antica Roma in servizio nella turbolenta regione della Palestina. Quello che l'ufficiale Clavius sbriga sul Calvario con brutale efficienza, in realtà è solo l'inizio di una storia per lui impensabile. Quel corpo messo rapidamente in un sepolcro deve essere sorvegliato a vista. Gli amici del Rabbi Crocifisso potrebbero rubarlo e dare credito alla notizia di una assurda quanto temibile per il Sinedrio e Ponzio Pilato risurrezione. Così il tribuno Clavius sigilla di persona la sepoltura per poi, tre giorni dopo, col sepolcro vuoto, trovarsi al centro della più grande caccia all'uomo della storia. Questo è lo spunto iniziale della vicenda raccontata da Risen, il film di Kevin Reynolds, da poco uscito negli Stati Uniti e tra qualche settimana nei cinema italiani. Di passaggio a Roma per presentarlo ai media in una proiezione organizzata dalla Filmoteca Vaticana, l'attore protagonista Joseph Fiennes si è soffermato sul tormento che progressivamente cattura il suo personaggio. Clavius, che ha l'incredibile occasione di essere testimone della risurrezione, resta perseguitato dal dubbio, dall'intellettualismo, dalle domande. Pensa che forse Gesù avesse un gemello, che forse fosse un mago, che forse lo abbia ingannato. Ritengo che ciò che mi resta sia il senso del mondo perseguitato dalle domande. Forse dobbiamo spegnere il rumore cerebrale per sintonizzarci verso una coscienza più profonda. Questo è qualcosa che ho analizzato attentamente nel realizzare il film. Per certi versi, Risen comincia dove la maggior parte dei film su Gesù finisce, esplorando il periodo tra la morte e l'evento dell'ascensione. 40 giorni in cui l'indagine di Clavius si trasforma in ricerca, l'assolvimento di un dovere nel desiderio di dare un senso all'inspiegabile. Ci sono molte tematiche moderne per il pubblico radicate nella Bibbia, nelle scritture e che sono estremamente importanti per noi oggi. Per me, la cosa principale da questo punto di vista è che sia credenti che non credenti possono fare propri i valori della redenzione, del perdono. Nel caso di Clavius, nel film Risen, gli viene data una seconda possibilità e credo che sarebbe bellissimo se tutti avessimo una seconda possibilità e ci viene data. Dunque questo è ciò che viene offerto a ciascuno ed è ciò che mi ha attratto nel film. Lo scorso 3 febbraio Joseph Fiennes era in piazza San Pietro con la moglie e le figlie all'udienza generale, questo il suo incontro con Papa Francesco. Overwhelmingly amazing experience, once in a lifetime. It's not every Wednesday. È stata un'esperienza travolgente e stupefacente, di quelle che si fanno una volta nella vita. Mi sono molto commosso, non sapevo cosa aspettarmi, sentivo di avere il controllo di me stesso. Poi volevo salutarlo e allora ho finito per emozionarmi. Sono andato al di là delle parole. Ritengo che il Papa sia incredibilmente e assolutamente molto autentico. E avere la possibilità di guardarlo prima di tutto negli occhi, anche senza dire nulla, è stato sufficiente. E che lui benedicesse la mia famiglia è stata un'esperienza che capita una sola volta nella vita.